buongiorno a tutti, buongiorno, benvenuti. Per chi non mi conosce, mi presento, io sono Paolo Ricci e dunque sono il fratello di Patrizia Ricci, anche lei che fa parte dell'Associazione Solidarietà e Rinnovamento insieme ad Angela Listipò. Ho studiato alla Scuola di Teatro di Bologna, la Galante Garrone, e mi sono diplomato nel 99 e poi da quell'anno mi sono trasferito a Roma e sono arrivato praticamente a avere, appunto, come dicevo, delle esperienze in merito. Esperienze su set cinematografici, su set televisivi, teatro, quindi cinema, e insomma mi affido un po' a tutte le arti dello spettacolo. Dunque, io quest'estate, parlando con, in realtà da parecchio tempo prima di quest'estate, cioè nel senso da anni che volevamo farlo, quest'estate siamo riusciti a mettere in porto un progetto con Angela, con Patrizia, con la collaborazione di Massimo e anche di altre persone, che andremo a chiamare Patch Workshop 1.0, perché si prevede un seguito. Fondamentalmente non è da considerarsi una serie di appuntamenti che abbiano uno scopo terapeutico, no, la cosa fondamentale è che abbiano uno scopo cognitivo: insegnare quali sono le forme di comunicazione espressiva, verbale, corporea, ma sondare anche altre forme, diciamo così, di comunicazione dettate magari da anche altri obblighi. Non intendiamo fare formazione, noi vogliamo, ripeto, dare informazione, dare una materia cognitiva e spiegare a tutti quanti come si può comunicare e in quante altre forme rispetto a quella solo della parola o di un gesto semplice. Sarà uno studio sul corpo e sulla mente. Diciamo che ci sono dei ritmi personali che uno ha, che sono abitudinari. La biomeccanica serve a lavorare su questi ritmi e anche spezzarli e far scoprire che nel quotidiano può esserci una diversità che lo arricchisce ancora di più. Il workshop seguente sarà basato su una cosa che tutti gli italiani ben conoscono, tutti gli uomini di spettacolo ben conoscono perché se la sono fatta spiegare dai francesi, è la commedia dell'arte. E vi farà capire che cosa significa comunicare con una mezza maschera e quindi avere la possibilità di comunicare in maniera diversa, anche più spettacolare, più sopra le righe. La maschera non è soltanto questo, la maschera è anche un lavoro che utilizzerete anche in altre fasi di altri workshop, permettono di scoprire l'espressione corporea. Significa semplicemente parlare in pubblico. Servirà ad addentrarsi nella materia del parlare al pubblico, trovare i propri ostacoli, scioglierli, questi nodi che praticamente verranno aperti, scioglierli e cercare il più possibile di mettere a proprio agio una persona davanti a un pubblico numeroso. Il canto sarà un altro lavoro molto interessante perché comunque è basato sul ritmo e sul respiro. Lavoreremo sul canto anche per ritrovare se stessi, trovarsi in una nuova forma e soprattutto alla fine collaborare insieme per la costruzione anche di un coro. Questo corso sarà molto molto particolare perché sarà sviluppato soprattutto sullo sviluppo sensitivo di tutti gli altri sensi meno la vista. Quindi questo può sembrare una sciocchezza, può sembrare, però in realtà vi accorgerete di quanto siano importanti gli altri sensi e di quanto arriverete a elaborare molta più percezione in prima quando riaprirete gli occhi.